Con un barlume ancora di luce qui al PDC di Montorio sentiamo il presidente Filippo Di Antonio, perché oggi Teramo ha svelato la campagna abbonamenti 2024-25 con un claim anche che vuole chiamare a raccolta il più possibile il pubblico biancorosso a difesa della città. Sì, diciamo che ci tenevamo molto a lanciare questa campagna abbonamenti e credo che si capisca anche dai prezzi che siamo venuti incontro alle esigenze del momento, dei tifosi, loro ci seguono ovunque e noi vogliamo che siano presenti con noi, quindi abbiamo cercato di fare veramente il possibile per averli più possibile numerosi. Ci aspettiamo anche un buon, ottimo afflusso già dai primi giorni all'acquisto degli abbonamenti, perché questo ci darebbe ancora di più entusiasmo per il lavoro che stiamo facendo, ma siamo convinti che il popolo biancorosso risponderà presente, così come la società si sta impegnando al massimo per cercare di fare il massimo possibile veramente per il presente e anche per il futuro, perché sta mettendo in piedi anche delle basi per il prossimo futuro. Società che ha atteso per lanciare la campagna abbonamenti la risoluzione della querela dello stadio Bonolis, che adesso parrebbe, insomma, avviarsi verso un epilogo positivo. Sì, diciamo che era il nostro auspicio, ancora non c'è l'ufficialità piena, però diciamo, tutto fa pensare il buon esito diciamo, entro la fine del mese. L'avevamo già detto in partenza che noi ci saremmo organizzati per lo stadio Bonolis, perché è lo stadio di Teramo, lo stadio che ci rappresenta. Speriamo che a breve avremo la notizia anche dell'ufficialità per il bene di tutti e cercheremo quindi di colorare questo impianto così importante con queste partite così importanti di bianco-rosso, perché credo che questo grande entusiasmo che si è ricreato intorno alla squadra vada alimentato e vada anche dalla società sostenuto.